Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, are you ready? Siamo sempre pronti. Are you ready? Prontissimi. Get ready, no. Get ready. Kalimba. Inizia una nuova settimana, come c'è sempre Quentin Tarantino. Vai. My favorite songs off of my soundtrack collection. So sit back, relax, and move into the soundscape you may never want to leave. E oggi Quentin dovrai essere con noi assolutamente, quantomeno spiritualmente, perché dopo una bella canzone di introduzione che peraltro abbiamo già passato il venerdì nel clubbing di Radio Radio, avremo l'opportunità di parlare con Giovanni Savastano, che è stato autore di un bellissimo libro, un libro che si può anche mettere in tasca, i famosi tascabili per quanto riguarda Gian Maria Volonté, Recito dunque sono, ma ne parleremo con Giovanni Savastano, l'autore di questo bellissimo libro, e con lui parleremo, anche perché lui con la scrittura ormai ci ha preso una tale confidenza che vale la pena di ascoltare tutto quello che riguarda la figura di questo grande attore come Gian Maria Volonté. Intanto Dreamer Boy per iniziare questa serata, Don't Be a Fool, e credo che questo titolo calzi a pennello per un artista come Gian Maria Volonté. Una grande novità qui per Music Provocateur con Kalimba dalle 20.30 alle 21 su Radio Radio, Radio Radio TV. Don't be scared, it's only natural to feel this way. You're anxious for a better day. Wonder when she'll look my way. The water feels cool for a moment or two, but then you pruned up by the pool. Nothing to do but watch her swim. Then she asked, did you wanna come in? Don't be a fool, I know you're waiting for the right time. Don't be a fool, ovvero non impazzire, non perder tempo con le cose naturali e normali della vita quotidiana, ma cerca di essere pazzo più che mai. Questo è il consiglio di Leo Kalimba qui su Radio Radio. Con Leo Kalimba on Radio Radio. Ok. Ok, c'è sempre l'ok che va in onda qui su Radio Radio, perché poi
ci riprendiamo anche i nostri artisti che nel passato hanno sempre raccontato la musica. Questa era una bella novità di Dreamer Boy, Don't Be a Fool. E dicevo prima di chiudere, chi di noi non è mai stato così preso dal desiderio di essere folle nella vita, almeno più di una volta? Io questo lo chiedo al mio amico Giovanni Savastano, che ho battezzato Gio Savastano, perché qui insieme ad Andrea Angeli Bufalini sono venuti a presentare il bellissimo libro La storia della disco music, che io ogni tanto cito e leggo, e cito anche loro quello che hanno scritto. A volte, caro Giovanni, ti do il benvenuto in questa serata di Music Provocateur. Come stai? Tutto bene? Bene, sempre un piacere. A volte lo dimentico di citare i vostri nomi, perché i racconti che fate nel libro per la Happily Editore, casa di primo ordine, la più antica tra le case editrici italiane, raccontate talmente così bene le storie della disco dance che uno dimentica poi i nomi degli autori, perché tra glam e nomignoli vari di tutti i vari artisti, solisti o band, c'è da impazzire. E poi ricordandoci, certo, che la cultura della disco dance è stata veramente fenomenale. Ma ti ho chiamato, caro Giovanni, perché tu hai scritto un piccolo libro dal titolo Gian Maria Volontè, recito dunque sono. Perché questa passione per Gian Maria Volontè, che condivido appieno insieme a te, ma cerchiamo di farlo capire ai nostri ascoltatori chi era Gian Maria Volontè, perché attori come lui non ne sono più nati, purtroppo, ahimè. Io ho scritto questo libro, che è un saggio breve biografico, che è uscito alla fine del 2018. Poi nel 2019 per le edizioni Clichy ha avuto anche una ristampa, quindi insomma ancora, diciamo, viene richiesto, e perché Gian Maria Volontè è sempre stato il mio attore preferito sin da quando ero adolescente. Mi ha dato una sorta di epifania cinematografica quando l'ho visto al cinema in Indagine, poi La classe operaia. Sono rimasto folgorato all'epoca, negli anni 70, perché non avevo mai visto nessuno recitare così, perché la sua recitazione, per questo ho chiamato il libro in questo modo, Recito dunque sono, non è una semplice recitazione, è proprio un diventare quel personaggio che lui interpreta, che non è neanche più un personaggio, ma è proprio un'identità. E questa è una cosa che ho notato, anche una caratteristica che mi accomuna anche a tanti altri spettatori, perché quando sento parlare di lui tutti quanti dicono che l'esperienza cinematografica che hanno è proprio quella di una sorta di comportamento mimetico totale, che li porta dentro la storia in un modo che non è paragonabile a quello che uno riscontra con altri attori. Quindi è proprio una sorta di transfert, ecco, diciamo, dal punto di vista quasi psicologico, che bello. Gian Maria Volontè opera all'interno della relazione con lo spettatore. È un alfiere coraggioso del cinema, lo è stato, ma lo diventa ancora di più oggi, visto che non è stato trovato un sostituto ideale. Forse pochissimi così si avvicinano al suo modo di recitare, veramente pochissimi, ma non stiamo qui a elencare il nome. E dunque uno che ha avuto coraggio nel dichiarare le tematiche dei conflitti sociali, ed è stato accompagnato proprio da tantissimi registi che insieme a lui hanno reso grande un po' il cinema italiano in patria e all'estero. Ecco, non aveva paura di denunciare politicamente quello che erano le corruttele del nostro paese, quello che non andava, e come la classe dirigente, e da qui tra poco ascolteremo una bella canzone curata e decisa anche dall'orchestrazione del maestro Ennio Morricone. Ecco, non aveva paura di mettersi in gioco per quanto riguarda le denunce sociali che faceva Gian Maria. No, non aveva paura. Difatti, uno dei capitoli del mio libro, io l'ho intitolato proprio Io non ho paura, parafrasando tra l'altro un film che lui fece nel 77, che si intitolava al contrario Io ho paura, ed era un film di Damiano Damiani. Raccontava la storia di una guardia del corpo, di un giudice che in quel momento vive
una situazione conflittuale a livello sociale, perché ricordiamoci erano gli anni di un terrorismo feroce e quindi affrontava un momento umano, personale, di grande terrore, di grande paura di quello che stava venendo a scoprire nel rapporto con questo giudice. Ma lui volontè, in effetti nella vita sembrava che non avesse paura di nulla, perché sfidava l'establishment, sia per esempio quello dell'apparato del cinema o del teatro, ma anche l'establishment politico e sociale, perché era sempre in prima linea sulle battaglie che lui non nascondeva condurre dalla sua parte politica, che era quella della sinistra, in particolare del Partito Comunista, ma anche in momenti di crisi del Partito Comunista lui assumeva anche delle posizioni non ortodosse, in cui criticava anche l'apparato del partito stesso, e questo gli ha nuociuto in genere, perché comunque è stato spesso etichettato come un rompiballe, no? Una merdeur. Sì, un po' come lo era Pasolini all'epoca, quindi, diciamo, sono quelle personalità che poi, anche se prendono delle posizioni, non le vivono in una maniera, diciamo così, coerente, che rasenta poi la rigidità, ma sono sempre disposti a vedere l'altra faccia della luna e quindi a criticare anche le posizioni dell'establishment nel quale magari si sono identificati. Poi lui in questi giorni, proprio, ecco, è ricorso all'anniversario della sua morte, perché muore il 6 dicembre del 1994 e muore all'estero mentre sta girando un film che è Lo sguardo di Ulisse, che poi non completerà, appunto, perché muore proprio sul set. E non è un caso, dico questo, che muoia all'estero, perché negli ultimi anni Volontè aveva avuto delle grosse difficoltà a trovare una collocazione, sia come attore che come uomo, all'interno di una società che lui non riconosceva più e che vedeva come una chimera lontana, che si allontanava sempre da una sua concezione dell'uomo e anche del lavoro che lui stava mandando avanti. Ecco, non riceveva più dei copioni degni del suo talento e quindi si rivolgeva all'estero, e lì lo abbiamo perduto, purtroppo, all'età poi di 61 anni, quindi giovane. Giovanissimo, mamma mia, mamma mia. Eppure già aveva fatto di tutto in quei 61 anni, perché come dice Carla Gravina, la sua compagna e madre della loro figlia Giovanna, una testimonianza che poi ho riportato nel libro, lui aveva più di 61 anni, perché aveva l'età di tutti i suoi personaggi interpretati e di tutte le sue identità portate alla vita, che viveva come se fossero un suo alter ego. Li aveva quasi doppiati, mi viene da dire. Esatto, Giovanni, tu sei uno psicologo, uno che studia un po' la mente delle persone, a proposito, come sta andando la tua attività in questo periodo di Covid? La mia attività, diciamo, ha conosciuto anche dei momenti di rallentamento, però sto affidandomi alle nuove tecnologie, quindi molti pazienti li sto vedendo online con Skype, Zoom. Non è la stessa cosa, sicuramente. Non è la stessa cosa, no. Comunque alcuni li vedo ancora in diretta, con tutte le precauzioni, mascherine, distanziamento, eccetera, e abbiamo a che fare con questa situazione, ci adattiamo. E dobbiamo uscirne fuori quanto prima, speriamo in un vaccino potente e soprattutto che sia affidabile, esatto, per tutta l'intera umanità, e poi le beghe economiche e commerciali che ci stanno dietro, le tirannie delle case farmaceutiche, sappiamo bene come funziona, chi la spunta per primo ha il potere decisionale, ahimè. Anche qui, chissà come l'avrebbe vista un Gian Maria Volontè oggi, un personaggio che rideva raramente, ma quando gli capitava di sorridere e lo si vedeva, era un po' una recita talmente così forte che faceva veramente emozionare moltissimo. Io da piccolo lo ricordo, perché lo vidi giù nella mia Cefalù, quando con Irene Papas vennero a girare il film e a condurre quello che fu un masterpiece della musica contro la mafia, Ciascuno il suo. Anche lì veramente le foto bellissime di questo giovane attore italiano.
a cui tutta l'Italia, sia popolare ma di grande classe sociale altissima, si era un po' affidata, perché era un vanto. Poi magari qualcuno, come dicevi tu, nell'establishment lo ripudiava, perché diceva veramente tante verità che facevano vergognare poi le persone che erano al potere. Questa è la grande, esatto, forza di un attore. Ma ripeto, quando lo vedevi sorridere sembrava un bambino. Ecco, lui che ha recitato all'Accademia di Roma, qui aveva finito, leggo dalla tua pagina, sì, scritturato dal Teatro Sant'Erasmo, che stava nell'omonima piazza, dietro Via dei Giardini, dove lui fece degli spettacoli, e girarono due documentari a 16 mm, uno era La tenda in piazza ed era riferito ad alcuni episodi del movimento operaio romano. Questo film, dice lo stesso Gianmaria, lo presentammo dappertutto mentre ero a Milano per il film di Bellocchio. La sera dopo le riprese portavo in giro il documentario sui fatti di Roma. Dice, lo proiettammo in diversi posti, anche nella redazione del Corriere della Sera, poi all'Alfa Romeo, alla Statale e un paio di fabbriche occupate. Ecco, c'è un impegno veramente incredibile. Ma oggi esiste un attore che fa tutto questo, secondo te? Impossibile. No, magari ci sono anche, però è cambiato il contesto sociale, sì, e politico, quindi c'era in quel momento una cornice a livello appunto sociale che permetteva la realizzazione di questo impegno in maniera concreta. Quindi lui da attore poi diventa anche regista o cameraman, che va in diretta a riprendere appunto questi scioperi dei lavoratori di alcune fabbriche, fa questo documentario La tenda in piazza, poi va anche a Reggio Calabria a riprendere gli scontri che ci furono lì all'epoca. Quindi diciamo, la sua duttilità e il suo eclettismo veniva fuori e si collocava in un contesto politico di quel momento che era veramente pieno, fervido di movimenti a livello intellettuale, sociale, di tutte le parti politiche, poi intendo. Quindi sicuramente la sua era una personalità al di sopra della media, che per fortuna si è incontrata con un momento storico che ha favorito questa sua estrinsecazione del suo talento in tutti i campi, poi, ecco, quindi da quello cinematografico, teatrale a quello sociale. Poi tu hai nominato A ciascuno il suo, che è un film straordinario, ed è la sua prima collaborazione con Elio Petri, tra l'altro. Da quel momento in poi faranno quattro film, perché a quello seguirà il famoso Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, poi La classe operaia in paradiso, fino a Todo modo del 76, che è un film straordinario che ha conosciuto una censura immediata, perché chi non l'ha visto ha l'occasione di vederlo, si renderà conto che affronta un tema che all'epoca venne definito scottante, perché Gianmaria rappresentava un personaggio che era praticamente la trasfigurazione di Aldo Moro, sì, e questo 2 anni prima del rapimento e poi dell'uccisione del grande statista. Quindi un film profetico che venne poi tolto dal mercato perché era troppo simile alla realtà, era quasi profetico nella trama, prevede una serie di avvenimenti in maniera trasfigurata che poi avverranno, ai noi, 2 anni dopo. Quindi proprio, ecco, questo dimostra come c'era una sorta di sintonia continua tra l'attività degli intellettuali e quello che poi accadeva veramente nel sociale, nel reale. Come scrisse Fernaldo Di Giammatteo, leggo anche qui, nel 78, dice, come se nei panni altrui scomparisse e solo il personaggio sopravvivesse. Esatto, mamma mia, sì, mamma mia, sì, veramente sì, proprio incredibile. Qui lo vedo anche in una bella foto d'epoca, con Carla Gravina, nel sì, 60, a recitare a Verona Giulietta e Romeo. Insomma, sì, non avevano paura di nulla. Si sono incontrati proprio lì. E lì nacque l'amore. Quella performance, okay, lì nacque l'amore, nacque la loro convivenza. Poi lì questa storia d'amore fece anche scandalo, perché all'epoca Gianmaria era già sposato con un'altra donna. All'epoca in Italia non c'era il divorzio, quindi c'era una
una situazione a livello giuridico molto difficile, e loro ebbero la figlia Giovanna, e quindi tutti i rotocalchi, i giornali parlavano di questa coppia che dava scandalo, tra virgolette, addirittura finirono come oggetto di studio in un libro di Francesco Alberoni dell'epoca. Addirittura. Si analizzava il rapporto tra le elite e la morale, no? Quindi dei tempi difficili, infatti furono proprio osteggiati, ostracizzati anche nel loro lavoro. Io ho intervistato la grandissima Carla Gravina, che è una donna straordinaria. Speriamo di averla con noi prossimamente, magari per so che lei si è un po' ritirata dalle scene, lei, in tutto, sì, però non ama restia. Molto esporsi più, okay. Quindi ha fatto come Mina scelta. Mina canta solamente Mina e Corrado Pani ebbero pure loro un po' di casini a livello caso, mediatico. Infatti io rinomino nel libro perché proprio Carla Gravina certo. li ha nominati, perché Corrado Pani e Volontè erano colleghi che in quel periodo lavoravano insieme, e quindi loro si conoscevano, si frequentavano come no? quattro, ed erano accomunati da questo ostracismo che vedeva colpire soprattutto le donne, quindi Mina e Carla Gravina, che ricevevano, mi diceva la Gravina, delle lettere addirittura minatorie addirittura. In cui le insultavano come se fossero delle prostitute, quindi un periodo molto difficile. La Gravina dovette ritirarsi per un certo periodo dall'attività teatrale, e Mina pure fu allontanata dalla televisione in quel momento, quindi proprio due coppie accoppiate in questo destino difficile dell'epoca. Sì, ne ho parlato venerdì proprio scorso, il 4, con Massimiliano Pani, il figlio, che mi ha raccontato. Ah, sì, perché abbiamo presentato Cassiopea e Orione, i due album, il songbook di Mina, che Divina. È un progetto, sì, tutte le canzoni italiane ricantate da lei, ha rimesso dentro sì. una canzone di Buscaglione, Nel cielo dei bars, e poi ha messo anche Un tempo piccolo di Alberto Laurenti e Franco Califano, rifatta nella versione bellissimo. Dei nostri amici di Romancino, ecco, che nella loro versione l'ha rifatta veramente in maniera eccellente. Sai bene che il tempo è sempre quello limitato per questo spazio musicale. Ricordiamo ancora una volta il libro Gian Maria Volontè, a cura di Giovanni Savastano, per Edizioni Clichy. Lo trovate dappertutto, il titolo Recito dunque sono, e poi dice fare l'attore per me è stata una scelta esistenziale, sentivo la necessità di raccontare agli altri un po' di verità. Ma veramente quanto ci manca qualcuno che oggi, anche a livello sociale e politico, non solo nel cinema, nel teatro, proprio anche nella musica, dica queste frasi, che voglia raccontare veramente la verità, perché la verità è che cambia un po' l'universo e l'indirizzo dello stato sociale di ogni nazione, no Giovanni? Tu che risposta sì. mi puoi dare? Una semplice, poi magari ci lasciamo con un'indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Questa è la colonna sonora di questo film meraviglioso, musicato dal maestro Ennio Morricone, che ci ha lasciato veramente testimonianze sì, enormi. Anche lui è stato un grandissimo, ma quello che posso dire è che diciamo la personalità di Volontè è un unicum all'interno del nostro panorama. Io lo considero un diamante prezioso, come ecco un Pasolini o tanti altri intellettuali che hanno dato modo alla opinione pubblica di identificarsi in delle identità vere, non fittizie, perché il grande limite a volte del cinema o anche del teatro e ancora di più della televisione è quello di fare delle rappresentazioni che sono solo delle performance accattivanti, che vogliono fare audience. Lo scopo di Volontè, di questi grandi registi con cui lui ha lavorato, Petri, Montaldo eccetera, non era solo quello di logicamente accaparrarsi il pubblico, ma era quello di mandare un contenuto, cioè far sì che le persone si identificassero in quello che loro stavano facendo, cioè la sostanza. Un buon prodotto a livello letterario, cinematografico e musicale è quello che consente a chi ne fruisce
di riflettere su se stessi, esatto, non solo di ammirare tra virgolette una performance fine a se stessa. Di porsi, ecco, tanti, secondo me è stata la grandezza di Volonté, di porsi sempre tanti dubbi e mai verità assolute, sicuramente questo bisogna dirlo. E Prima Pagina è stato anche un film molto particolare, se non ricordo, anche per lui, che ha interpretato Sbatti il mostro in Prima Pagina, sì, Sbatti il mostro con prima... Marco Bellocchio, quello, niente male anche lì, niente male, perché è un film sulla comunicazione, no? Come che sì, oggi viene, sì, viene veramente così un po' manipolata con le varie notizie false e tendenziose. Lui faceva il direttore di giornale e lì è proprio un film incalzante, quello è addirittura è un film a metà, diciamo, a metà tra l'impegno politico e la cronaca, proprio perché quei fatti che il film descrive stavano praticamente avvenendo in quei giorni, esatto. Quindi è una sorta, diciamo, di docufilm, ecco, da questo punto di vista, ante litteram, con lui, Laura Betti e tanti altri grandissimi attori. Mamma poi volevo ricordare nella classe operaia del 72 l'accoppiata di Volonté con Flavio Bucci, Flavio Bucci esordisce proprio al cinema in quel film e anche lui è mancato, sì, quest'anno, sì, è e vero. L'altro anno io ho avuto il piacere di conoscerlo e di coinvolgerlo in alcune attività che abbiamo messo in piedi insieme alla figlia di Volonté, Giovanna Gravina Volonté, a Roma per commemorare lo scorso anno il 25esimo anniversario della scomparsa di Gian Maria Volonté. Grandissimo Gian Maria Volonté, io lo adoro come lo ha adorato un po' una generazione intera, ed è un peccato che tante volte non si rimettano su dei vecchi film di Gian Maria Volonté. Esatto. Siamo ai saluti, grazie. Come sta andando il libro La storia della disco music? So che con Andrea Angeli Bufalini lo state presentando ovunque. Sì, sì. Adesso ci siamo un po' fermati logicamente per con forza le presentazioni in loco, però stiamo continuando a livello di supporto dei media, quindi online facciamo varie presentazioni e poi tramite radio e tramite DJ fantastici come te, grazie, il supporto anche amiamo la bellezza, Giovanni, amiamo la bellezza, perché quando uno ama la bellezza dovrebbe far fuori subito le cose brutte, no? Evitarle assolutamente. Certo. Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, ma vi consiglio di acquistare Gian Maria Volonté, Recito dunque sono, a cura di Giovanni Savastano, che è stato ospite qui in Music Provocateur. Giovanni, in bocca al lupo e complimenti per tutto. Viva questo il lupo e altrettanto. È un tascabile veramente meraviglioso, è un momento, grazie, dolce, lo leggi tutto d'un fiato, velocemente. Grazie ancora e buona serata a te, ciao. Grazie, viva Gian Maria Volonté.
by Rocket Fuel. Kalimba.